Vabbè, tutto sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Allora, oggi con questo video vi farò una recensione e vi spiegherò come scegliere uno strumento di misura per il nostro lavoro e per il nostro budget, la cosa più importante. Ho realizzato una tabella, adesso ve la mostro. Allora, in questo caso, per fare questa valutazione, ho scelto due prodotti che utilizzo anche nell'azienda dove lavoro io. Io faccio il meccanico industriale, giusto per abbreviarvi la funzione che svolgo nell'azienda. Però con me c'è anche chi effettua i controlli sugli impianti e questo qui ha la figura come elettricista. Loro di solito utilizzano i Fluke, invece a noi l'azienda ci ha fornito questo strumento della AmProbe, che non andrò di nuovo a menzionare perché è complicato da pronunciare. Cosa dobbiamo andare a vedere? Al di là delle funzioni, di tipi di letture che va a fare, che dipende comunque dal tipo di lavoro che andiamo a svolgere, quelle che dobbiamo controllare sono i margini di errori quando fa la lettura. Questo strumento qua, entrambi gli strumenti, quando effettuano la lettura di corrente continua, hanno un margine di errore dello 0,5. Effetti sia a sinistra che a destra hanno lo stesso tipo di errore. Invece per la lettura alternata abbiamo un margine di errore dell'1% rispetto all'altro, che è 1,5%. In pratica dobbiamo tenere un valore più basso possibile. Se fosse 0 sarebbe l'ideale, praticamente perfetto, ma non esiste uno strumento di misura che arriva a 0. Si avvicina allo 0 ma non va allo 0. Questo perché i componenti utilizzati, i componenti passivi, hanno i loro problemi tecnici di precisione, perché sono comunque influenzabili da temperature e altri fattori esterni. Questo è un altro argomento che di solito studio anche nello specifico a scuola, poi se andate su internet troverete le spiegazioni a riguardo. Invece quando parliamo della misurazione delle resistenze, qui abbiamo un 0,9 rispetto all'altro strumento che è 1%. Come considerare lo strumento più adatto per il lavoro che andiamo a svolgere o per quelli che dobbiamo fare? Allora, nel campo elettrico, se uno strumento ha un valore di lettura un po' alto come errore, non può influire più di tanto con il lavoro che facciamo. Se noi facciamo un intercimento guasto su una linea di 3,80 e scopriamo che piuttosto che 3,80 e 3,81 non cambia nulla, perché comunque le rintracce di guasto devono sapere che lì c'è la tensione, non è che devono effettuare particolari misurazioni come fa l'Enel nel campo elettrico. Nel campo industriale è importante avere una misurazione, quando si fanno il rintracciamento guasto, abbastanza orientativa. Quindi anche uno strumento come questo qua, l'Ambler, va benissimo. Dov'è che si può utilizzare invece i Fluke? Nel campo ingegneristico, o lì dove è necessario avere proprio una misura esatta e precisa per effettuare determinati calcoli. Quindi, a parte che il Fluke costa 400 euro e l'Ambre 200 euro, ovviamente voi dite, se io ho pochi soldi come faccio? C'è comunque un'altra alternativa. Adesso vi mostro un prodotto che ho comprato io. Il prodotto in questione è questo qui, che si chiama Ambo Test. Di questo Ambo Test ovviamente ho ritagliato la tabella, questa qui, e l'ho riportata qui al monitor. E come vedete i valori, i margini di errori sono anche questi qua abbastanza bassi. Quindi abbiamo, come negli altri due strumenti, 0,5, 0,8 se andiamo a misurare correnti alternate. Sì, 0,8 per le correnti alternate. Ancora per le tensioni, vediamo, alternate, qui abbiamo 1,5 se è al di sotto del 1 ampere. Se sale sopra l'ampere è 1,5. E invece per le resistenze 0,8. Poi qua, questo è uno strumento che ho scelto, che ha la passione di misurare anche le capacità, le frequenze altre. Tipo nel misurare un condensatore ha un margine di lettura di errore del 4% e 5%, le frequenze l'1%,
e le temperature l'1%. Ad esempio, nel campo ingegneristico, un 1% è un errore troppo alto, no, non va bene. Tipo, invece, per quelli che faccio io, già diciamo è accettabile, anche se io comunque il frequenzimetro non è che lo uso tanto. Per le capacità 4% ancora va bene, perché se io devo misurare comunque un componente che ho tra le mani, tipo un condensatore da 470 microfarad, e voglio sapere se funziona ancora, anche se mi misura, non so, 4,65, significa che è ancora funzionante, quindi va benissimo. Però se lo dovessi usare per effettuare una misurazione, per effettuare i calcoli, non va bene. Quindi questo prodotto qui nel campo ingegneristico, lasciate perdere, non va bene. Però nel campo delle riparazioni oppure rintracciamento guasto, questo qui è ottimo. Quanto costa? Sta sotto i 50 euro, cioè vedete un po'. Allora, non so, che non sono riuscito a mettere questa tabella insieme alle altre due per questo di spazio, però vedete un po', no? Qui abbiamo un 0,8 a fronte di 0,9. E la lettura 0,9 era 1%, no, perdono, 1%. Abbiamo un 0,8 a fronte di 1% di uno strumento che costa 400 euro. Le resistenze 0,8 a fronte di uno strumento di 400 euro che legge 0,9. Quindi 50 euro sono ben spesi. Adesso su banco vi ho montato qualche componente, vi faccio vedere di fatto come sarà la lettura. Ovviamente un'altra cosa, vi mostrerò anche le funzioni e come è semplice utilizzare questo prodotto. Adesso andiamo lì sul banco e ve lo faccio vedere. Allora, io ho tolto dalla scatola originale, ho utilizzato una borsetta come questa che potete prendere anche dai cinesi. Questa l'ho presa da una raccolta punti da Mulino Bianco, è comodissima, entra sia il multimetro che i puntali e la sonda. Quindi, come avete capito, questi sono i tre pezzi che avremo in dotazione. Questa è la sonda e questi sono i puntali. Adesso vi mostro prima i puntali. I puntali sono professionali in quanto hanno un buon isolamento di tensione. Vedete, i cappucci si possono staccare. Le coperture, faccio un russo, ecco, bisogna fare più piano, si possono staccare per fare una rivelazione all'interno di un contenitore tipo come le prese da corrente per proteggerci, oppure c'è il cappuccio per proteggerci dalle tensioni alte. Questo è isolato fino a 1000 volts, quindi possiamo utilizzare benissimo la punta per fare le nostre misurazioni, oppure dovete entrare all'interno di una presa e utilizzate il puntale più lungo. Le banane sono protette da cappucci e hanno una guaina esterna, il contatto interno, ecco qui. Li togliamo perché andiamo a fare delle misurazioni con dei componenti che sono andato a prelevare da alcuni circuiti. Questo lo togliamo perché questo va distrutto, non ci interessa. Togliamo anche le viti. Ok, questi sono i componenti che andremo a misurare. Questo è lo strumento, ha un selettore rotativo, in modalità off è completamente staccato all'alimentazione, quindi non consuma la batteria. Ho la possibilità di selezionare tra i vari valori che avrò. Allora, ho la possibilità di selezionare, come si dice, le funzioni. Ho la possibilità di andare a selezionare sulle varie funzioni tra i volts, hertz, diodi, capacità, temperatura. Poi qui ho dall'altra scala, questa è hertz alternato, questa è continua, amperaggio, e poi questo qui è il rilevatore di tensione non diretta. Qui c'ha l'antennina e andando in prossimità di, forse qui c'è la luce e va a rilevare la tensione. Posso addirittura con il tasto funzione
a misurare anche una tensione diretta mediante un sol puntale, come si fa con i check a fase. Ovviamente questa funzione funziona soltanto con la tensione alternata. Ho la possibilità di scegliere tra lo schermo retroilluminato e non retroilluminato. In questo caso lo lascio retroilluminato perché ho la possibilità di far vedere meglio il test tramite l'action camera che sto utilizzando adesso. Andiamo su la scala, la funzione home. Qui ha un sistema di auto scala, quindi parte in questo caso da mega. Noi andiamo adesso a verificare su una resistenza da 15.000. ci mettiamo qua nei lati, no, 15.000, no, 15 ohm. Quindi andiamo uno qui, no, ecco qui, vedete la scala si muove, è arrivato sulla scala ohm e sta misurando 15,1. In questo caso praticamente preciso, e tenete presente che qui sta una tolleranza del 5%. Abbiamo detto che anche lui ha un margine d'errore abbastanza basso da quello che avete visto dalla scheda. 15 abbiamo detto, mettiamo qui da parte. Questo invece è di 2 ohm. Ecco, 2,2, qui sta leggendo quello che è il suo margine di errore, ma è accettabile. Qui abbiamo addirittura una resistenza che va a di sotto dello 0, e quindi qui non lo so se riesco, perché questo e sta leggendo 0,5 0,3. Questa qui è un 0,33, ha letto soltanto il primo valore perché oltre non va, ma comunque è accettabile almeno per una verifica che se la resistenza funziona. Questo qui è il diodo. Per misurare il diodo cambiamo la funzione e andiamo sulla selezione diodo. Quindi lo vado prima a mettere positivo sulla tacchetta sua che qui corrisponde a positivo, e se vedete non fa niente perché sta mantenendo il suo isolamento. Quindi adesso andiamo tutto il contrario, lo andiamo a condurre e sta leggendo 0,514. I soldi diodi hanno tutto questo valore su 500. Adesso andiamo su i condensatori, quindi adesso cambiamo la funzione, andiamo sulla qua che c'ha praticamente un'unica funzione e parte da fontoscala, quindi da nanofarad. Questo è un 4,7 microfarad, quindi molto più alto. Deve salire su, se riesco a posizionarlo, perché poi sto lavorando su una lamiera qui in ferro, quindi devo stare attento a non toccarlo. Ecco, sta salendo 4,7, quindi anche qui stiamo su un margine d'errore bassissimo. Questo abbiamo detto è 4,7, ha letto 4,8, è stato molto preciso. Questo è un altro da 4,7, controlliamo anche questo. ...4,668, quindi è molto vicino a 4,7, e anche questa come lettore è accettabile. Questo qui va, questo è un dito LED, va misurato sulla funzione diodo. Qui funziona allo stesso modo come i diodi, mi deve dare come scala come valore 0,5. In più si dovrebbe accendere, però adesso visto che c'è un problema con l'illuminazione, questa misurazione non la vado a effettuare. Piuttosto vi faccio vedere come va a effettuare la lettura con la temperatura. Togliamo questo, non ci serve, e attacchiamo, mettiamo sulla funzione temperatura. Qui in grande ho la temperatura in gradi e quella piccola sopra in Fahrenheit. Quindi attacchiamo questo e questo, eccoci qua, 26 gradi. Se adesso tocco, vedete la temperatura sale, sta funzionando benissimo. Questo multimetro ha anche la funzione di valore massimo, valore minimo, quindi se lo vado ad attivare
e vado a fare così, lui sta salendo e sta misurando il valore massimo. Se vado adesso, lascio, premo sul valore minimo, mi dà il valore prima della misurazione e quella dopo. Utile quando si vanno a misurare componenti un po' instabili, quindi per capire il valore minimo e quello massimo, e facendo così una media. Hold, ho la possibilità di memorizzare il dato registrato, la prima lettura, io non lo so se mai lo utilizzerò. In più, questo multimetro ha la possibilità di essere utilizzato anche come torcia. Quando ci troviamo in un quadro elettrico poco illuminato, infatti qua dietro è stato installato un LED. Tenendo premuto, ecco, si accende. Adesso qua spingo giusto per farvi vedere. Vedete, io trovandomi in un quadro elettrico poco illuminato posso illuminare il punto dove ho intenzione di fare la lettura, vado ad applicare i puntali e posso effettuare la lettura. Per spegnere basta solo tenerlo premuto e si stacca. A questo punto stacco la retroilluminazione che mi serve e lo riporto di nuovo in off per spegnerlo. Come avete visto, nel pratico è comunque un buon prodotto per effettuare le riparazioni, però non è l'ideale per effettuare progetti tipo ad esempio il frequenzimetro, che ha un margine di errore dell'1%, non va bene, perché se devo progettare un inverter o devo realizzare addirittura un oscillatore, è uno strumento che non è che sia l'ideale. Bisogna andare nello specifico, bisognerebbe comprare proprio un frequenzimetro che hanno margini di lettura con errori di lettura molto bassi, e ci avviciniamo allo 0,1 addirittura, quindi quelli là sono migliori. Però spendere 50 euro per avere un buon prodotto ci sta, cioè esiste la possibilità e ve l'ho dimostrato sul banco di lavoro. A questo punto vi lascio a voi una buona giornata, e ovviamente non è che io vi stia suggerendo questo prodotto qui, potete utilizzare qualsiasi prodotto, l'importante è che andate a vedere sempre la scheda tecnica cosa vi dà come riferimento nel margine di lettura, come errore di lettura. Vi auguro a voi una buona giornata e vi raccomando, condividete il video e lasciate un like. Arrivederci.